è appena sbarcata dal volo proveniente da Milano, da Jessica Milano, Chen. Esatto. Lei quanti anni ha? 19. Lei è nata in Sardegna? Sono nata in Sardegna, sì, sono cresciuta qua, ho frequentato le scuole. Adesso mi trovo a Milano per l'università, per gli studi, ecco. Quindi studio a Milano e sono tornata 3 giorni fa a Milano, da Cagliari. Sono partita 3 giorni fa a Milano e sono tornata oggi per via dell'epidemia. Lei qua in Sardegna in che città vive? A Cagliari. A Cagliari, appunto. Esatto. Lei ha anche la mascherina tra le mani, ce la può far vedere. Esatto. Ecco qui. Sì. La volta, secondo le istruzioni, ovvero è che la devi piegare dall'interno verso l'esterno. Com'è andato il viaggio? In aeroporto mi guardavano soprattutto perché avevo i tratti, i lineamenti asiatici. I suoi genitori sono originari di dove, ricordiamolo? Dalla Cina, della sono Cina. Cinesi, esatto. Non dalla regione di Wuhan, ma in un'altra regione. Quindi l'hanno, diciamo, un po' adocchiata in questo sì. volo, è stato un po' difficoltoso? Vabbè, è normale, perché mi adocchiavano anche qua in Sardegna qualche settimana fa, quando è scoppiata l'epidemia, però non c'è bisogno di allarmarsi così tanto, anche perché non siamo in mezzo al pandemonio che c'è in Cina, e poi le autorità hanno tutto sotto controllo e spero che abbiano tutto. Vabbè. A Milano è successo qualcosa, insomma, qualcosa di sgradevole nei suoi confronti, magari è stata additata? No, per niente, cioè sono... Le persone mi hanno trattato anche bene, basta avere un po' più di cautela, ma non essere ansiosi, ecco. Secondo lei c'è troppo allarmismo per quanto concerne il coronavirus qua in Italia? C'è troppo allarmismo, sì, lo stanno bisogna seguire le istruzioni di fonti credibili, come ad esempio l'OMS, che ci dice che non dobbiamo... In Italia non c'è ancora l'urgenza di indossare la mascherina per tutti, lo devono indossare solo coloro che hanno il coronavirus o sanno di averlo. Lei è partita qualche settimana fa per Milano e ha detto già a Cagliari... No, sono partita qualche giorno fa per qualche Milano. Fa, e ha detto, prima quando era a Cagliari, già qualche battutina, insomma, qualcosa che non doveva magari... diciamo che un pizzaiolo è venuto in casa a consegnarci la pizza e come mi ha visto ha proprio... Gli vedevo tremare la mano come mi stava dando il resto. Poi, vabbè, un po' brutto, un po' di alcune situazioni di discriminazione, però dai, visto che sono cresciuta qua riesco a capire un po' il loro punto di vista e cerco anche di lasciarlo stare.